Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo unboxing. Oggi faremo un unboxing dei miei regali di Natale, di cui il video doveva uscire ancora il 25 di dicembre, ma oggi siamo al 30 di dicembre e non ho ancora aperto i pacchi di cui sono i miei regali di cui mi sono fatto. Che ho trovato gli sconti su Letyshop e su Zalando e mi sono fatto un regalino perché così, giusto per avere delle cose nuove anche per il mio armadio e per i miei outfit. Allora, iniziamo subito con il primo pacco da SDA. Allora, questi sono dei pantaloni di fila perché sono veramente comodi e ne volevo un paio ancora. Eccoli qua, allora sono abbastanza pesanti, diciamo per l'autunno e per l'inverno. Hanno questa crittofila in questa gomma, sì, una gomma molto pesantina diciamo, però molto molto bella. Questo è il pantalone semplice con le tasche qui laterali. Abbiamo una piccola tasca posteriore che praticamente non si userà mai. Abbiamo il laccio per allacciare i pantaloni, una leggera stretta alla caviglia che dopo andremo a provare e a vedere se gli vanno bene. Sono veramente bellissime come braghe. E secondo me anche molto molto calde. E questo è il primo pacchetto che andiamo ad aprire. Dopo apriamo questo pacchetto di SDA. Un buono regalo da Zalando, di cui nascondo il codice QR, se no me lo scansionate. E vabbè, la fattura. Allora, questi, vediamo se c'è altro nella busta. No. Questi sono dei calzini, perché ne sono rimasto senza. O a dire il vero ne ho pochissimi. Allora, andiamo ad aprirli. Li ho presi di Levi's, neri, diciamo con la caviglia bassa, tipo fantasmini, ma non sono dei fantasmini. Sono dei calzini bassi, dopo li ho presi sempre di Levi's, bianchi, e l'ultimo blocchetto di calzini, sempre di Levi's, grigi, e dei grigi un po' particolari. Questo è il secondo pacchetto di cui sono calzini che mi servivano. Dopo passiamo a una maglietta molto molto figa, che dovrò provare perché è una S e non so se mi è grande o mi è giusta. Andiamo a tirare via di tutte queste scartoffie. Questa è la maglia di fila, una maglietta con le maniche corte e secondo me è molto molto fashion e che mi starà bene, ma comunque andremo a provare con gli altri outfit di cui ho i pantaloni della tuta, i pandan con la maglietta e magari abbinarle a un'altra maglia di fila o di anche di altre marche. Comunque questa è una maglietta molto leggera, uso praticamente sempre le mie magliette con le maniche corte anche l'inverno, sopra metto una felpa e sopra ancora ora metto una giacca. Ok, dopo andiamo a aprire uno dei due cartoni che vediamo come si apre. Allora, ok, ok, ok. Allora, qui abbiamo, vabbè, un paio di mutande. Alcune mutande mi stanno un po' piccole e poi avevo un buono che dovevo spendere sopra i 100 euro da Zalando per avere uno sconto del 20%. Allora mi sono preso anche questo paio di mutande molto molto classiche, sono grigie e taglia M mi pare, e niente, hanno un bel tessuto, sono leggere, hanno questo bordino grigio e di altri colori della LVB e niente, le proverò e vediamo come stanno. Ultimo cartone, come vedete, viene da Adidas. E cosa avrò mai preso da Adidas? E questo qua è un pacchetto che ho preso su Letyshop. Avevo uno sconto del 15% su una spesa di 100, di 200 euro, 180 euro. Che adesso vi farò vedere. Allora, abbiamo questa maglietta, più che maglietta è una felpa, secondo me è veramente bellissima, che adesso vi faccio vedere. Questa è la felpa, secondo me è molto molto bella. È tipo di quelle sportive che fanno tipo della vista, di questi di quando si va a sciare, eccetera. È abbastanza pesante, è tipo una giacchetta autunnale e invernale, ma molto molto bella. Non avevo mai posseduto una felpa così pesante di Adidas, con dei bordini bianchi, la parte davanti e dietro nera, e sulle maniche e sul cappuccio, un bellissimo cappuccio. Guardate che bella che è questa felpa, veramente bella.
verde, che è anche il mio colore preferito. Secondo me è veramente molto molto comoda. Comunque la proverò e vi farò vedere qualche outfit. E se non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram, che di solito lì pubblico le mie foto e altre cose che vedrete anche sul canale. Comunque se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale qua sotto, lasciate un bel mi piace se vi piace questo video. Seguitemi su Instagram e Facebook, su roberto.franchi94 e robifranchi. Niente, vi faccio vedere l'ultimo pacco, che ovviamente non poteva che mancare un nuovo paio di Adidas. Di queste ne ho già qualche paio, però le ho trovate scontate a 100 euro circa. Sono con la suola nera, con questa bellissima rifinitura, molto molto belle, i lacci neri, rifinitura dietro pelle con il logo di Adidas in oro, e anche sulla lingua delle scarpe abbiamo questi disegni che sembrano quasi dei diavoli, diciamo grigiastri, grigi. E sulla suola dentro all'interno abbiamo Outload, una gomma veramente veramente bella, antiscivolo totale. Ne ho preso un altro paio perché queste, prima cosa, mi piacciono un sacco come scarpe, sono veramente comode. Ne ho due paia, come avete visto dalla mia collezione di scarpe, e ho voluto prenderne un'altra per avere una scarpa scura, nera e abbinabile anche con tutto, come le scarpe, quelle bianche. Bene, adesso spero che questo breve video vi sia piaciuto. Questo video non so quando lo vedrete, penso con metà gennaio, perché prima ho altri video di cui devo farvi vedere. Dal mio unboxing è tutto, dai miei vestiti e dalle mie scarpe è tutto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao.